my baby don't mess around, because she loves me so, it's an all for sure. But does she really wanna, but can't stand to see me walk out the door? Gli Hotel Buena Vida nascono per un'intuizione del DJ Joe Tivannelli, è stato il nostro produttore per il primo disco di Ultimate New Latin Project, ed è un disco principalmente di cover. Abbiamo affrontato cover come ad esempio Lesson in Love dei Level 42, abbiamo fatto ad esempio un brano di Michael Jackson, abbiamo fatto brani di Alan Parsons Project. Abbiamo toccato un po' tutto quello che è il pop anni 80, diciamo mainstream, dandole appunto un gusto molto Latin lounge, creando proprio, definendo le basi di un nuovo di una nuova sonorità chiamata appunto New Latin Music. Il criterio con cui scegliamo le cover è un po' oltre il gusto personale, un po' il nostro background musicale. Quando una canzone è bella, quando il tema è bello, gli si può dare qualsiasi tipo di sonorità. Noi abbiamo questa capacità di vestirla appunto con sonorità più tra il pop e il latino. In effetti posso confermare la scelta delle canzoni, che ce ne sono tantissime, non è una roba studiata di notte, ti metti lì a tavolino, ascolti, è una roba molto istintiva, certo. O ci piace o non ci piace. Anche nel processo di registrazione, oggi come oggi le canzoni vengono registrate un pezzettino alla volta, invece noi abbiamo deciso di registrarle alla vecchia maniera, come si faceva negli anni 80, negli anni 70, tutte di fila. Ecco. New Latin Project, take one. Pobre corazón que anda por allí buscando, este pobre corazón que se anda enamorando, ¿qué le importa si después me paso el tiempo llorando, me paso el tiempo llorando? No vale la pena, no vale la pena enamorarse, no vale la pena, no vale la pena enamorarse, que el amor te da la vida y también te la quita. È nato così tutto per, diciamo, per gioco all'inizio, perché io con Dario già mi conoscevo e mi sono innamorato della voce di Hernan, una voce molto particolare. È una voce fantastica, perché comunque quando andiamo in giro, oppure l'abbiamo suonato i pezzi, dice: ma è donna e uomo? È donna e uomo. Ok, questo lo potete tagliare. In effetti, questa è la cosa particolarissima della sua voce. Dopo ci siamo visti tutte e tre insieme, abbiamo preso contatti e abbiamo, diciamo, sviluppato altro tipo di sonorità, perché la base del loro nuovo vecchio progetto comunque era una base acustica, con l'inserimento, diciamo, del sottoscritto come DJ. Volevamo dare una chiave un po' più diciamo un groove un po' più spinto, per far sì che anche radiofonicamente parlando, oppure anche in serate, potesse essere utilizzato questo progetto qua. E quindi abbiamo rifatto una canzone che ci avrà più o meno una quarantina di anni, si chiama Non vale la pena innamorarsi. Nel brano c'è anche la collaborazione di Jonathan La Locura, che è un ragazzo che ci piace moltissimo, per cui noi abbiamo deciso di contattarlo proprio per fondere, diciamo, la sua cultura con la nostra e creare sempre qualcosa di bello. Pino Di Pietro, il nostro altro componente degli Hotel Buena Vida. È lui che ha fatto sentire un po' di vecchie registrazioni a Joe Tivannelli. Joe Tivannelli gli ha chiesto: creiamo questo progetto, e così sono nati gli Hotel Buena Vida. Quindi il nostro pianista Pino Di Pietro ha un ruolo molto importante nella formazione. A este pobre corazón que anda por allí buscando, a este torpe corazón que se anda enamorando, ¿qué le importa si después me paso el tiempo llorando, me paso el tiempo llorando? Allora, i nostri progetti futuri, noi intanto stiamo collaborando con questa casa, la FMA,
che ci ha dato, che è una casa storica che ci ha dato l'opportunità di registrare e di sviluppare No vale la pena innamorarsi. In futuro abbiamo in cantiere due brani che ovviamente non possiamo ancora dire, perché stiamo capendo quale dei due può essere in miglior modo riarrangiato. Penso che per Natale uscirà un nostro LP. Noi vorremmo fare una canzone di Natale in chiave Non Latin Project. Sì, è tutto un work in progress, si valutano le idee, si analizzano, cioè, va molto a feeling. La nostra dimensione è live. È live perché riusciamo a esprimerci nel meglio delle nostre potenzialità musicali. È anche difficile scegliere se live o studio, cioè, perché sono due universi completamente differenti e ciascuno ha la propria caratteristica. Live, diciamo che è il tipo di comunicazione più immediata, cioè dove ti giochi il tutto per tutto, ogni concerto è una sfida perché bisogna conquistarlo il pubblico. Io non ho una predilezione per un determinato tipo di pubblico, io canto per tutti e penso che anche tu suoni anche per tutti. Noi è la stessa cosa, è vero. Per cui siamo molto liberi sul palco. Ridicola plena, innamorarsi non vale la pena. Noi siamo il New Latin Project, un saluto per tutti gli amici di Television Net. Aspetta, in spagnolo voglio, in spagnolo. Un saluto para todos los amigos de Television Net. Ciao, ciao a tutti.